Siamo con Luca Strizzolo, grande doppietta oggi, Cittadella che ha battuto in maniera netta la Salernitana, avete reagito anche molto bene al gol del temporaneo pareggio di Rosina, Cittadella che ha conseguito l'ottava risultato utile consecutivo, siete sempre lì, sempre più vicini alla vetta. Sì, è stata una bella partita e con un'intensità veramente alta, quindi è andata bene, siamo stati bravi a recuperare comunque dopo il gol preso e quindi bravi tutti. Oggi sei stato inesorabile in area, qualcuno a volte ti critica per qualche gol tra virgolette non realizzato da condizioni facili, infatti non a caso anche oggi forse non sei riuscito a inquadrare lo specchio della porta da posizione un po' defilata sulla sinistra, non era comunque facile, no? Sull'1-0 a favore del Cittadella. Sì, me lo ricordo. No, ma le critiche sono giuste. Costruttive. Sì, assolutamente, perché ci fanno crescere. Hanno ragione, qualche volta non la butto dentro e bisogna lavorare per essere più concreti sotto porta. Dicevamo 8 risultati utili consecutivi, Cittadella che adesso affronterà martedì il Benevento in questa Coppa Italia che potrebbe addirittura portarvi in caso di impresa alla sfida all'Inter a San Siro. Sì, infatti ora bisogna già dimenticare questa partita perché abbiamo un'altra partita importante contro il Benevento e bisogna dare tutto per poter passare il turno per andarsi a giocare un palcoscenico importante come quello di San Siro. Una domanda personale, tu hai mai giocato a San Siro? No. Quindi sarebbe veramente sarebbe un grande traguardo personale, sì. Anche. Sì, quello sicuramente. A proposito di gruppo, oggi abbiamo avuto la conferma ancora una volta che il gruppo del Cittadella è un gruppo molto particolare, un gruppo formato effettivamente da tanti giocatori, non soltanto da 11. Direi che non occorreva la vittoria di oggi per testimoniarlo ancora, no? No, però la vittoria di oggi è un bel segnale perché a noi serve compattezza, serve comunque dell'autostima e serve continuità nei risultati e questa è una cosa soprattutto la cosa più importante, diciamo, quindi questa vittoria è stata importante per questo. Giusto dire che oggi il Cittadella ha battuto una concorrente per la promozione oppure stiamo esagerando? Io penso che la Salernitana sia una buonissima squadra, e molto fisica, con dei buoni ritmi di gioco e comunque che sa giocare molto bene la palla, quindi sicuramente è stata una bella sfida e non so dove arriveranno, però comunque daranno del filo da torcere a tante squadre. Grazie a Luca Strizzolo, attaccante del Cittadella.